E io in questa azienda non è che non ho fatto niente, ho smaltito tantissima roba perché, come vedete, circa 2000 metri quadri di capannoni c'era l'eternite, e negli ultimi 2 anni li ho sistemati con i soldi propri. È chiaro che tutto non si può fare in un giorno. Adesso il titolare dovrà predisporre un piano di smaltimento e di ripristino dei luoghi, pena la confisca dei terreni prevista per il reato di discarica illecita. I sigilli per l'azienda agricola, che si trova a Broglio nel comune di Castiglion Fiorentino e che all'interno conta un allevamento di 300 pecore e un caseificio, erano scattati ieri un blitz dei NAS e dei carabinieri forestali, che hanno scoperto all'interno una discarica di rifiuti speciali. Le indagini erano iniziate lo scorso aprile a seguito di alcuni accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale e dall'ARPAT su alcuni scarichi industriali provenienti dal caseificio, che venivano poi dispersi nel suolo. A maggio gli operatori avevano poi accertato la presenza di una discarica abusiva di rifiuti speciali all'interno dell'azienda, rilevando anche la presenza di amianto. A questo capannone non è che c'è le bombe atomiche, ci sono dei residui di concimi eccetera eccetera non più adoperati, e va deciso quello che bisogna togliere e quello che non bisogna togliere. Infine, ieri sono scattati i sigilli per l'azienda di Broglio. Il titolare dovrà rispondere dei reati di discarica abusiva di rifiuti speciali e scarichi industriali illeciti. Il greggio andato in onda nel precedente servizio invece nulla ha a che fare con la ditta sequestrata.